Salve amici! Quando pensiamo a una prigione, ci immaginiamo un complesso di edifici grigi circondati da un alto recinto di filo spinato e zeppi di telecamere e guardie cattive. Ma nella prigione più lussuosa del mondo le cose sono diverse. I prigionieri non indossano uniformi, sono amici delle guardie e nel tempo libero possono sciare o pescare. Oggi vi mostreremo come sono le prigioni più lussuose del mondo. La prigione di Halden. Il sistema giudiziario norvegese è famoso in tutto il mondo per le sue prigioni, che sono più simili a hotel che a luoghi di detenzione. E Halden è il principale orgoglio della Norvegia in questo senso. È definita spesso la più lussuosa del mondo. Inoltre, secondo i più esperti, è ritenuta incondizionatamente la più umana del pianeta. Se le carceri come Guantanamo, Black Dolphin, Karandiru e La Sante vengono criticate per essere troppo crudeli con i prigionieri, Halden, al contrario, viene criticata per essere troppo tenera. Qui non c'è filo spinato, non ci sono torri con guardie, nemmeno le tute da detenuto. I prigionieri indossano i vestiti che vogliono. Qui le guardie non sono armate, poiché l'amministrazione ritiene che le armi creino un'atmosfera di intimidazione non necessaria. La prigione stessa ha un vero e proprio studio di registrazione. Dà ai detenuti l'opportunità di seguire corsi di cucina, ha opere d'arte di artisti famosi e persino un pernottamento separato per i parenti che vengono agli appuntamenti. Chiamare celle le stanze d'albergo di questa prigione è un'eresia. Non ci sono sbarre alle finestre, ci sono letti comodi e altri bei mobili, oltre a frigoriferi, TV e altri elettrodomestici. I detenuti VIP possono persino giocare con le console o uscire fuori al balcone. In generale, in questa prigione tutto è umano. L'unico appunto è che questa, dopo tutto, è ancora una prigione. Ci sono muri di 6 metri lungo il perimetro, ma sono ricoperti da boschetti di alberi e non sono così evidenti. Con tutto questo, è sorprendente che nella prigione di Halden siano detenuti non solo piccoli delinquenti, ma anche criminali che hanno commesso azioni molto più terribili. Ma è possibile mantenere queste persone in condizioni di vita così confortevoli? Secondo l'amministrazione, è proprio questo il punto. Lo scopo principale della detenzione è la riabilitazione dei criminali, in modo che dopo aver scontato la pena, possano tornare nella società a tutti gli effetti. In questo carcere non ti privano dei tuoi diritti, ma ti danno la possibilità di guardare il mondo con occhi diversi. Nonostante le critiche, la Norvegia ha raggiunto uno dei tassi di recidiva più bassi al mondo. Persone che prendono il sole, una splendida vista sulle montagne e sul mare, molto verde intorno. È un resort? No, questa è solo un'altra sorprendente prigione norvegese. La prigione dell'isola di Bastøy si trova in un fiordo, non lontano dalla capitale del paese. Questa è una delle carceri più umane e lussuose del pianeta, nonché la prima prigione ecologica al mondo, che dovrebbe far crescere nei detenuti un senso di responsabilità per l'ambiente. Praticamente non c'è sorveglianza in questa prigione, c'è solo una guardia per 20 prigionieri, e i prigionieri hanno il pieno diritto di muoversi liberamente in tutto il territorio. Nel tempo libero possono prendere il sole e, se è inverno, sciare. Courchevel e le Maldive insieme. I prigionieri trascorrono il loro tempo a prendersi cura degli animali della fattoria e coltivando gli ortaggi. Alcuni prigionieri lavorano in un'officina, ad esempio riparando biciclette. Nel tempo libero organizzano sport, prendono il sole sulla costa, cavalcano, pescano. In generale fanno tutto ciò che possiamo fare anche io e te. Non sorprende che i prigionieri chiamino Bastøy non una prigione, ma un campo estivo. Insomma, è una delle prigioni più incredibili del pianeta. Solo i piccoli criminali che vivono vicino a Oslo possono arrivare qui. Per assassini, grandi ladri, truffatori e non locali, l'ingresso al paradiso è chiuso. La Norvegia non è l'unico posto al mondo con prigioni così lussuose. La prigione di Leoben. L'edificio più controverso in Austria è la prigione della città di Leoben in Stiria, che tra l'altro è il luogo di nascita di Arnold Schwarzenegger. Quando le foto di questa prigione hanno raggiunto internet, è scoppiato un dibattito sul fatto che i criminali vivano in condizioni migliori rispetto a molti austriaci liberi.
In risposta, l'amministrazione penitenziaria ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale è abbastanza semplice costruire un edificio dal quale è impossibile fuggire, ma realizzare un carcere dove le persone possono rimanere persone è molto più difficile. Il complesso di Leoben ha davvero tutto affinché i prigionieri non vengano brutalizzati, possano socializzare e si sentano a proprio agio. Sia esternamente che internamente, Leoben assomiglia a un accogliente ufficio high-tech. Le finestre sono realizzate in modo da far entrare la maggior parte della luce del giorno. I mobili sono dipinti con colori chiari e al posto del cortile c'è un giardino con tavoli da ping pong. Il muro esterno è protetto dalle più moderne tecnologie, ma tutto all'interno è il più aperto possibile. I detenuti hanno anche la propria cucina con lavatrice e persino un allevamento di cavalli. Nessuno vuole scappare da una prigione simile. Di norma, le carceri costruite di recente sono particolarmente comode. La stessa prigione di Halden, di cui abbiamo parlato, è stata aperta solo nel 2010, ma ci sono delle eccezioni. Ad esempio, la prigione di Vestre è una delle più antiche della Danimarca, costruita nel 1895, ma questo non le impedisce di essere molto confortevole e persino lussuosa. Tutti i detenuti che hanno lasciato il carcere ne parlano nel modo migliore possibile e ci tornerebbero di nuovo. Oltre alla palestra, alla biblioteca e al centro medico, c'è un negozio che vende quasi tutto, ad eccezione degli alcolici. I detenuti ricevono un'indennità giornaliera di 7 euro e, se lo desiderano, possono guadagnare denaro extra, anche se la maggior parte preferisce studiare. Qui è abbastanza facile ottenere un'istruzione secondaria in prigione ed è comodo studiare. Le guardie non portano armi e un terzo di esse sono ragazze adorabili. I prigionieri non indossano uniformi e fanno ciò che amano. Tutto è quasi perfetto, ma c'è un problema. I detenuti mangiano troppi dolci, quindi Vestre viene visitata da un dentista una volta alla settimana. Tutti i detenuti del mondo vorrebbero avere questi problemi. Le prigioni distruggono le famiglie, lo sanno tutti. Quando un membro va in prigione, non è solo lui che soffre, ma tutta la famiglia. E se entrambi i genitori vanno in prigione, allora le cose vanno davvero male. Ma gli spagnoli hanno trovato una soluzione a questo problema. Hanno costruito una speciale prigione familiare a Araquís, a 40 km da Madrid. Fuori dalle mura della prigione, i detenuti possono vivere con le loro famiglie. Le celle familiari dispongono di bagno privato e accesso a un parco giochi. Durante i primi 3 anni di vita, il bimbo rimane con la famiglia, quindi viene affidato ad altri genitori o a dei tutori. Ai prigionieri viene comunque insegnato come crescere i bambini e come stabilire un contatto con il mondo esterno dopo il rilascio. Cerezo Chetumal. Il Messico non è mai stato particolarmente umano nei confronti di chi infrange la legge, ma il carcere di Cerezo Chetumal è una vera eccezione. Nonostante qui vi siano pericolosi criminali, viene registrato il livello minimo di comportamento aggressivo. Questo è dovuto in gran parte al fatto che i conflitti vengono risolti con incontri di box. Ai prigionieri che litigano vengono dati dei guantoni da box e lasciati sul ring. Un paio di round e di solito il conflitto viene risolto. Inoltre i detenuti sono incoraggiati a organizzare vari movimenti e a creare opere artistiche che vengono poi vendute a turisti di tutto il mondo. E l'ultima di questa selezione è la prigione di San Pedro, in Bolivia. In effetti, San Pedro è una comunità o anche una piccola città. Dietro le robuste mura c'è una riserva per i criminali, più simile a una baraccopoli che a una prigione. Un quarto della popolazione sono detenuti, mentre il resto attende la fine delle indagini o una decisione del tribunale. Questa prigione non può essere definita molto comoda o lussuosa, ma c'è un dettaglio. Se hai i soldi, allora sei il re. Con la giusta disponibilità, un prigioniero può trasferirsi in una cella lussuosa con tutti i comfort che anche i norvegesi invidierebbero, quantomeno i prigionieri norvegesi, ma questo può costare fino a $2000 al mese. Se il prigioniero è povero, può permettersi solo una piccola baracca nella parte bassa della prigione, per $10 al mese. Con questo è tutto, amici. Lasciate un mi piace se il video è stato interessante, scrivete un commento, iscrivetevi al canale e a presto!